Sanremo per presentare un giallo al femminile che sa di Centro America. Sì, sa molto di Centro America. Ma al femminile sì, ci sono donne, figure femminili molto importanti, ma ci sono anche un sacco di uomini. È la prima volta che mi cimento a raccontare un po' anche gli uomini. Giallo, attenzione, comico. Io declino tutto in commedia, comico barra commedia, per cui anche in questo caso 480 pagine, ma agili, scorrono, di una storia efferata, intricatissima, narcotraffico, armi, ex spogliarelliste, c'è dentro di tutto. Si svolge moltissimo in Messico, Città del Messico, Veracruz, e poi un po' in Cina, poi un po' a Roma, poi un po' a Marsiglia, insomma abbiamo fatto dei bei giri. Ho raccolto una sfida che mi è stata lanciata proprio dalla mia casa editrice, dalla Mondadori, che ha detto: perché non provi col giallo? Io ho detto: no, voi siete pazzi. E intanto pensavo: ottima idea, perché ovviamente i gialli mi piacciono, se no non mi ci sarei mai cimentata, ma perché c'era un po' di sacro, no? Timore, perché? Perché i giallisti sono tanti, perché i giallisti bravi sono tanti, perché il pubblico del giallo è molto esigente. I lettori di gialli vogliono che i conti tornino. E quindi, insomma, scrivere un giallo è un'impresa non indifferente, me ne sono accorta scrivendolo, però certo ci ho preso un gusto. E a questo punto anche perché la scelta di avventurarsi in Centro America, c'è qualcosa che la lega? No, adesso sì, adesso che l'ho raccontato sì. No, mi piace molto l'idea di una terra che ci appare molto colorata, molto chiassosa, molto divertente, molto festaiola, che ha una parte nera, scura, di crimine molto, molto forte, che tutti conosciamo. E quindi mi piaceva raccontare queste due anime, e chissà, ci sarò riuscita, non lo so.